Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania, come sempre in compagnia di Matteo Aldamonte. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Quest'oggi riflettori puntati in modo particolare per quanto concerne la Serie A Gold sulla parte bassa della classifica, perché è altrettanto serrata e interessante la lotta in coda. Per approfondire questo discorso abbiamo ospite di questo appuntamento Gianluca Vinci della Team Network Albatro Siracusa. Ciao Gianluca, grazie ciao, per ciao aver accolto il nostro invito. Figlio d'arte, papà stato per tanti anni allenatore della Siracusa. Ecco Matteo, è un campionato, manca poco ormai al gong, al termine della stagione regolare, un po' di vicende extra pallamano, extracampo possiamo dire, hanno anche scritto e riscritto la classifica sia in testa che in coda. Quello che insomma non manca è l'interesse e l'incertezza che accompagna i verdetti finali. Di sicuro, partendo dallo stato attuale, quindi dal fatto che la Team Network Albatro e Sei Cherubiera dovranno recuperare la loro partita, anzi ripetere la loro partita il prossimo 12 aprile, e che il Conversano ha dovuto fare i conti con questa penalizzazione di 7 punti, c'è da decidere più in coda in realtà che in testa, perché l'ultima giornata ci ha consegnato 3 delle 4 semifinaliste per lo scudetto, visto che oltre al Bressanone, che era già qualificata ai playoff, aspetta adesso solamente dopo la sconfitta di registrare l'accesso aritmetico da prima della classe ai playoff, per l'appunto dicevo, si sono aggiunte sia la Sidea Group Fasano, che ha battuto peraltro Bressanone, che al tempo stesso l'Alperia Merano, che ritorna ai playoff scudetto dopo 18 anni. E poi ovviamente bisogna attendere anche un po' il l'iter che seguirà la vicenda Conversano, che di fatto ha un po' scombussolato la classifica nella parte alta della graduatoria. Allora Gianluca, comincia a riscaldare il braccio, vediamo insieme questo servizio e poi ne discutiamo, ok? 3 delle 4 semifinaliste della Serie A Gold sono un dato certo. Brixen, Alperia Merano e Sidea Group Fasano sono qualificate dall'aritmetica nel tabellone dei prossimi playoff. Verdetto certificato dai numeri e dai risultati della 23esima giornata andata agli archivi sabato scorso. L'acuto prima di ogni altra cosa è rappresentato dal 29-27 con cui i fasanesi hanno inflitto alla Bressanone la seconda sconfitta stagionale. Gli altoatesini restano comunque saldamente al comando della classifica, ma ora avvertono un po' di pressione sulle spalle a poche ore dal delicato incontro in casa di sabato prossimo contro la Raimond Sassari. In una classifica rimescolata dalla penalizzazione che ha riguardato il Conversano, pugliesi scivolati in quinta piazza, i sardi proveranno negli ultimi 120 minuti della regular season a difendere le 3 lunghezze di vantaggio proprio sui biancoverdi. Nulla è detto, nulla è deciso, e anzi Conversano, che nel girone di ritorno sul campo non ha mai perso, tiene il passo svelto e attende la trasferta di casa. Chi fa festa è il Merano. A 18 anni dallo scudetto del 2005 c'è ancora il nome di Jürgen Prantner nella storia dei Diavoli Neri, tornati ai playoff grazie alla 30-26 casalingo contro il Cassano Magnago. Era l'obiettivo sin dall'inizio, e era il nostro sogno. Io che sono cresciuto a Merano, era sempre il mio sogno di portare il Merano, di riportarlo in playoff o anche più alto. E siamo sulla strada giusta, abbiamo una squadra completa, soprattutto che abbiamo una panchina molto lunga che sicuramente ci favorisce. E sì, l'obiettivo dall'inizio era playoff, adesso tutto quello che viene adesso è in più, però noi non abbiamo intenzione di mollare adesso. Merano si prepara a 2 derby consecutivi, prima quello in trasferta contro Bolzano, poi quello tra le mura amiche dell'ultima giornata contro Brixen. Nel frattempo più dietro si infiamma la lotta per evitare i play-out. Fondi, senza Cagnete infortunato, perde in casa di misura contro un Bressano che invece ritrova Medina. Laziali scavalcati dalla Team Network Albatro col vento in poppa dopo il preziosissimo 29-21 sul campo del Rubiera. Si no defendemos no tenemos chance de ganar una partida, de vencer. Así que bueno, defendimos muy bien del minuto 15 al 30 del primer tiempo y después el segundo tiempo era mantener sin muchos errores, sin perder pala y seguir defendiendo para poder vencer un partido muy importante para nosotros. Siciliani ed emiliani dovranno recuperare la sfida di andata, ripetizione fissata al prossimo 12 aprile, ma intanto per gli aretusei soprattutto sono in ballo punti pesanti già sabato contro il Romagna.
E allora, seconda parte che apriamo subito con il nostro ospite Gianluca Vinci. Intanto Gianluca, insomma, mi pare che insomma, siate a buon punto, no? Rispetto ai vostri programmi, ai vostri progetti di conquistare una tranquilla salvezza. Sì, diciamo che abbiamo tutto nelle nostre mani. Sabato, se facciamo il nostro, probabilmente riusciremo a festeggiare la salvezza in anticipo. Poi ovviamente andremo a dare un'occhiata a quello che avrà fatto il Fondi, ma noi intanto pensiamo a noi stessi e poi vediamo che succede dopo. Che campionato hai visto, Gianluca, fino ad ora? Sia in testa, ma anche se non vi ha riguardati direttamente, che poi per quanto riguarda la lotta a salvezza, dove peraltro c'è stata anche, ovviamente fuori classifica, ma l'incognita, la novità, la variabile, diciamo, Campus Italia. No, guarda, in testa, come ogni anno, il Fasano tutti quanti lo davamo sempre fuori dai, diciamo, ranghi top, invece alla fine è sempre lì che lotta e... Adesso ha battuto sabato il Brestanone, forse contro ogni pronostico. Però giù il Campus ha tolto qualche punto pesante di salvezza a qualcuno. Mi viene in mente le due partite che ha tolto a Rubiera, anche col Cassano ha pareggiato in casa. Quindi diciamo che giù è stato forse più incerto che su. Ecco, su poi... salvavamo le squadre, quelle più forti, quali erano? Ecco, quest'anno per te esperienza particolare, no? Perché c'è stato un cambio alla guida tecnica, un tecnico di estrazione sudamericana, con qualche problema con l'italiano, ma che con i fatti credo si faccia intendere molto chiaramente dai suoi giocatori. Almeno questa è l'impressione che ricaviamo dall'esterno, Gianluca. No, lui è arrivato qua, ha voluto dare subito un'impronta sia sul gioco che come persona, appunto è uno che pretende molto da tutti, tratta tutti alla stessa maniera, dal più grande al più piccolo e pretende massimo impegno. Ha detto dal primo giorno, qua chi non mette il massimo impegno non gioca, quindi questa a noi dare il massimo impegno appunto per cercare di stare sempre in campo. Mi pare che poi anche con il linguaggio del corpo, insomma, è uno che si fa abbastanza rispettare, ovviamente. È una chiosa questa. Matteo, diamo uno sguardo alla classifica, perché stiamo ragionando della testa, della coda, insomma, andiamo a, in qualche modo a concretizzare anche i nostri discorsi. Esattamente, perché come dicevamo ci sono i discorsi legati a questo punto anche ai verdetti di questa graduatoria. Brixen, Alperia Merano e Sidea Group Fasano, come dicevamo, sono certe di giocare i playoff. Adesso bisognerà capire in quali posizioni, soprattutto se il primato di Brixen è quasi certo, invece Alperia Merano, Fasano sono ancora in posizioni che possono ricordiamo cambiare. Ricordiamo che ultima giornata c'è un confronto tra Merano e Brixen, ma anche Sassari Fasano, ecco, quindi partite davvero molto importanti. E tra l'altro Sassari dovrà giocare, insomma, anche contro Bressanone nel prossimo fine settimana, quindi a Sassari peraltro in questa situazione attuale, lo ripetiamo sempre con Conversano che è appeso lì a 32, a Sassari basta un punto per andare direttamente ai playoff, quindi in questo momento è una fase del campionato davvero importante per quanto riguarda Sassari. Per quanto riguarda invece la coda, come diceva Gianluca, Albatro, in caso di vittoria contro Romagna e di punti non raccolti da parte del Fondi sul campo del Cassano Magnago, sarà aritmeticamente salva, non avrà bisogno né di giocare i playout né a quel punto di aspettare il recupero contro il Secchia Rubiera, un Secchia Rubiera che dopo la restituzione dei punti legati alla penalizzazione di cui tutti sappiamo non è riuscita però a far seguire sul campo dei risultati analoghi che avrebbero potuto aiutarla ad uscire dai playout, perché ha perso 3 partite consecutive e proprio come diceva Gianluca la sconfitta col Campus è stata, credo abbia aperto una ferita poi che si è ulteriormente ampliata nella sconfitta contro Carpi. Ecco Gianluca, guardando ancora la classifica, hai detto del Fasano che insomma è il classico underdog, no? La squadra che nessuno pronostica alla vigilia, ma che poi è sempre là, evidentemente il DNA della Junior sta a significare qualcosa. Ma consideri invece l'Alperia Merano una sorpresa, cioè vederla lì così in alto in classifica generale, addirittura 2 giornate dalla conclusione, avrebbe ancora matematicamente, aritmeticamente la possibilità di chiudere al primo posto. È chiaro che Bressanone insomma, deve fare un punto in 2 partite, però insomma, sorprendente il cammino dei giovani di Prantere, non te l'aspettavi?
Ah, guarda, noi li abbiamo incontrati, sì, ma hanno una squadra abbastanza completa, secondo me il risultato è meritato perché la squadra gioca bene, poi hanno due giocatori per ruolo, quindi secondo me il risultato è meritato, non è manco troppo inaspettato. Diciamo, nelle prime quattro il Milano ci sta sicuramente. Ci sta sicuramente. Allora vediamo il prossimo turno, Matteo. Vediamo la grafica, abbiamo già anticipato quello che sarà il big match, ovvero la sfida tra la capolista Brixen e la Raimon Sassari. C'è la gara derby altoatesino tra Bolzano ed Alperia Merano. Bolzano, nonostante non abbia più nulla da chiedere al campionato, continua comunque a dare fastidio, ha strappato un punto C'è una anche al Bressanone, tradizione. e questa è una partita esattamente che non vuole perdere nessuno. Sidea Group Fasano che ospita invece il Campus Italia, pronostici ovviamente tutti per Fasano, Carpi con Versano, Team Network Albatro che come detto si giocherà un'ampia fetta di salvezza diretta contro il Romagna, che invece è già condannato a giocare i playout, Pressano Secchia Rubiera e Cassano Magnago Banca Popolare Fondi, campo al quale guarderanno ovviamente a Siracusa. Ecco, diamo, sono d'obbligo gli scongiuri, tocca anche quello che vuoi, Gianluca, perché insomma, vediamo soltanto il tuo volto, non vediamo le tue mani, però scherzi a parte. Dando per scontata la salvezza diretta in questa stagione, insomma, i progetti della Team Network Albero Siracusa, insomma, Siracusa è una piazza storica della pallamano italiana. Insomma, da quello che si sente, insomma, raccontare in giro, mi pare che ci siano progetti e programmi ambiziosi per il futuro. Ah Puoi sì, anche guarda, smentirmi, allenatore. non... No, no, non ti smentisco, dai. L'allenatore è arrivato qui con un obiettivo abbastanza chiaro, di alzare l'asticella. La società non si sta nascondendo, vuole alzare l'asticella anche lei. Non penso l'anno prossimo si punti a un campionato di salvezza tranquilla. Sicuramente l'anno prossimo sarà obbligatorio entrare in Coppa Italia, poi vediamo più in alto se si potrà fare, ma al momento pensiamo a sabato, poi da domenica in poi Ok, vediamo ma se ci possiamo pensare l'anno prossimo. questo l'ho premesso, però è un dato di fatto, no, Matteo? Questo lo stiamo raccontando da un bel po' di tempo. Mi pare che anno dopo anno, stagione dopo stagione, siano sempre di più le squadre che decidono di alzare il livello, di puntare anche ad obiettivi più prestigiosi di una comoda e tranquilla salvezza. Indubbiamente, diciamo che in questo momento c'è una congiuntura storicamente favorevole, nel senso che se magari negli anni scorsi in qualche momento c'era Siracusa che era tra le prime otto, ma Bressanone era più in Certo. basso, Merano leggermente più indietro e magari, non so, Cassano Magnago più in alto, Conversano più in alto, Fasano più indietro, in questo momento tutte queste piazze storiche della pallamano Vero. stanno trovando fortunatamente, direi, le condizioni, prima di tutto economiche, di stabilità societaria per puntare, diciamo, a obiettivi importanti. Quindi poi per chi come noi segue il campionato non può che venirne fuori un campionato interessante. La speranza, l'auspicio che, insomma, in un tempo ragionevolmente breve, tale da poterlo ancora raccontare, ci sia anche una squadra italiana che possa scrivere pagine importanti in Europa, ad esempio, non so, raccontare di un gol di Gianluca Vinci nella top 5 della Champions League. Ecco, Che ne dici? incrociamo le dita, assolutamente sì. E vediamoli, a proposito, quelli di questa settimana, tornando un po' alla realtà quotidiana, diciamo, e sognando per il momento di trovare giocatori italiani, Gianluca o qualche altro, naturalmente, in Champions League. Questi sono i gol delle partite di andata, delle gare di playoff che si stanno giocando in queste settimane. In questa settimana si gioca il ritorno, c'è questa girella di Erik Johansson, un giocatore svedese che milita nel Kiel, che ha stravinto l'andata a Bucarest 41-28 il finale. Girella alla posizione numero 5, alla numero 4 un gol, secondo me, io l'ho raccontato in diretta su Eleven Sports, pazzesco da parte di Hoxer, sottopassivo, ma erano ultra Sì. sottopassivo e davanti a più di 5.000 persone il pubblico letteralmente impazzito. Qui ancora una girella di Théo Monard, giocatore invece del Nantes, nel pareggio della partita di andata contro i polacchi del Wisla Plock, 32-32 il finale della gara. Rivediamo ancora questa bella girella del pivot francese. Numero 2 invece troviamo Stanislav Kasparek, questo è un gol che siamo un pochino più abituati a vedere, con l'ala che mette il
pallone quasi in mezzo, è quasi un cross poi per Kasparek che arriva e la spinge in porta. E alla numero uno c'è, credo in questo momento, uno dei migliori giocatori al mondo, nonostante i suoi 22 anni, nonostante abbia giocato il primo mondiale solo nel gennaio scorso, Simon Pitlick, che peraltro è figlio di Jan Pitlick, storico allenatore della Danimarca femminile, due volte oro ai giochi olimpici. Questo ragazzo ha un braccio veramente impressionante. Fa quello che vuole. Posizione numero uno. Fa quello che vuole. Ovvio che, insomma, questo è il livello più alto della pallamano mondiale, non soltanto continentale. Però, insomma, la speranza è che già dall'anno prossimo, insomma, i club italiani che partecipano alla terza competizione internazionale, vale a dire alla IHF European Cup, insomma, in qualche modo possano fare più strada, un po' sulla falsa riga di quanto fatto dalla Junior Fasano proprio in questa stagione. Allora Gianluca, obiettivi, prima di salutarti, obiettivi per l'immediato futuro, vabbè, mi racconterai insomma la speranza di battere Romagna e chiudere il discorso salvezza, e per il prossimo futuro, per la prossima stagione, tuoi e di squadra. Ah, per i miei personali io sicuramente resterò qui, meno di clamorosi, diciamo, avvenimenti, ma non penso. Ci stai dando resterò già una notizia, questa qua. È una notizia, no, ti sei tolto dal mercato. Qui. No, io resterò qui sicuramente. E come squadra, te lo ripeto, io spero di andare a fare la Coppa Italia, che è una cosa che mi manca da un po' di tempo, è l'ultimo anno di Serie A, forse prima che l'Albatro poi fallisse e ricominciasse dalla B. Quello sarebbe già un obiettivo. Poi magari, non lo so, come obiettivo personale io aspiro sempre magari a una chiamata in uno stage in nazionale, però quello so che dipende tanto da me, ma la concorrenza è alta. Sì, soprattutto nel tuo ruolo mi pare che la concorrenza... Sulle ali c'è un traffico tremendo, in effetti, in nazionale. C'è abbastanza traffico, sì. C'è abbastanza, però non demordere, chissà, insomma, poi... Ovviamente avremo modo, tempo, spazio di poter parlare di nazionale, lo faremo in maniera ridondante nelle prossime settimane, perché fine aprile c'è la partita delle partite, la partita della vita, Italia-Polonia a Vigevano. Intanto grazie Gianluca, grazie per essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo a te, alla tua carriera. Grazie a voi, ancora l'invito, grazie. Tanto giovane, è una nobile della pallamano italiana, la Team Network Albatro Siracusa. Grazie Gianluca, ciao. Grazie, ciao. Ecco, abbiamo parlato in qualche modo di tecnici stranieri, anche Matteo è il caso del tecnico dell'Albatro, però mi pare che la commissione tecnica della Federazione Italiana Gioco Handball stia lavorando tanto anche per i giovani allenatori e non soltanto i giovani italiani. C'è un programma molto serrato di appuntamenti, di formazione, di crescita, di sviluppo. Legato in modo particolare al piano di aggiornamento formativo obbligatorio per gli allenatori. Obbligatorio, lo ricordiamo. Obbligatorio, per tutti. Esatto. E come state vedendo con la news attraverso il portale federhandball.it, il programma da qui fino a fine giugno prevede un totale di altri 13 incontri, due sono già andati agli archivi nei giorni scorsi. E due in presenza, non online. Due in presenza, uno l'8 aprile in occasione della gara Italia-Slovenia della nazionale femminile, qualificazioni mondiali, e poi il 27 aprile a Vigevano per la gara Italia-Polonia. Prossimo appuntamento invece il 3 aprile online, in questo caso con il professor Carlo Castagna, quindi un approfondimento legato alla preparazione fisica, ma il programma che trovate poi nell'area dei tecnici del sito federhandball.it spazia ovviamente su tanti argomenti, non soltanto di natura legati alla preparazione fisica. Basta cliccare il link e avrete il quadro completo. Questo ovviamente gli allenatori italiani sono già perfettamente a conoscenza di questo percorso di fondamentale importanza. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi spazio al massimo campionato femminile, ma è già tempo anche di convocazioni per Italia-Slovenia, dunque CT tedesco che è al lavoro per preparare al meglio questo doppio confronto. A tra poco. Nello splendido scenario del TC Cagliari, dal 1 al 7 maggio, non perdere il primo ATP Challenger 175 che si disputa in Italia. E ricorda, per tutti i tesserati FITP, sconto del 20% sui biglietti.
presa della palla a mano. L'Italia conquista l'accesso alla seconda fase di qualificazione ai campionati mondiali. Appuntamento da non perdere, quello in programma al Centro Tecnico Federale della Casa della Pallamano a Chieti il prossimo 8 aprile, vigilia di Pasqua con l'Italia-Slovenia che insomma vivremo come sempre in maniera molto partecipata, anche perché dal massimo campionato femminile, che poi in qualche modo il serbatoio della nazionale azzurra, c'è però una novità importante che poi vi segnaleremo e che forse avete già avuto modo di apprezzare, stanno arrivando notizie indicative importanti che fanno ben sperare, Matteo. Diciamo che sono state già raccolte in occasione sia del torneo in Portogallo che poi delle partite precedenti contro la Bulgaria, perché le tante giovani che si stanno mettendo in evidenza in campionato sono già parte integrante del gruppo della nazionale, campionato che per quanto riguarda invece l'andamento della classifica, giunto ormai a rush finale della regular season, vede la IOMI Salerno dopo la vittoria contro la Cassa Rurale Pontina davvero ad un passo dall'aritmetica certezza di essere la prima della classe, subito dietro come detto Pontina adesso deve guardarsi dall'assalto della C Lifestyle Erice, mentre per quanto riguarda il quarto posto Brixen Sud Tirol che è molto vicino a definire di fatto la sua posizione e quindi la sua qualificazione ai playoff, anche se dietro Padova spinge. Vediamo il servizio. Restano tre partite, ma in testa alla Serie 1 c'è aria di Verdetti. Merito della IOMI Salerno che nel match clou della 19ª giornata vince lo scontro diretto con la Cassa Rurale Pontina e lancia l'ennesimo segnale chiaro alle inseguitrici. Restano comunque in scia AC Lifestyle Erice e Brixen Sud Tirol, mentre in coda rimangono aperti i temi legati sia ai play-out che alla retrocessione diretta. Partendo dall'alto, rivincita salernitana nello scontro al vertice contro Pontina, battuta 29-25 alla Palumbo. Aumenta dunque la distanza rispetto al primato. Ora il divario di 5 lunghezze difficili da colmare con 180 minuti da giocare e che dividono le squadre dal termine della regular season. Che cosa significa essere a più 5, avere questo vantaggio quando mancano ancora 3 gare alla conclusione? Ma sicuramente è importante, ma noi dobbiamo pensare alla prossima partita di Mestrino, dove dobbiamo andare lì per vincere, per migliorare, continuare a giocare bene. Ora abbiamo questa assenza di Gomez che non sappiamo se rientrerà, se non rientrerà la prossima settimana, però diciamo che dobbiamo cercare di lavorare anche in questo, cercare di inserire più altra gente in campo e dare minutaggio per creare nuove rotazioni anche in ottica playoff. E mentre il prossimo potrebbe essere il sabato della matematica certezza del primato, le laziali possono comunque brindare al sicuro approdo nei playoff. Un traguardo che anche la C Lifestyle Erice vede vicino. Dopo il 34-18 casalingo contro la Starmed TMS Teramo, le siciliane si preparano a fare visita al Tusce Prato. Toscane sicure invece di dover disputare i playout dopo la sconfitta di sabato scorso, 27-25, giunta per mano della Cassano Magnago. Evitare il purgatorio degli spareggi e salvezza rimane un obiettivo tangibile per Secur Fox Ferrara e Casalgrande Padana, reduci comunque da sconfitte brucianti per mano di Padova e Mezzocorona. Il 28-25 esterno delle trentine rappresenta al contrario un passo in avanti forse decisivo e sicuramente pesantissimo per evitare l'ultimo posto e perciò la retrocessione diretta. Siamo arrivate qua con la voglia di prendere questi due punti, soprattutto anche da settimana scorsa che abbiamo vinto contro Ferrara. Quindi siamo in un momento positivo, speriamo vada avanti e siamo molto contente perché questi due punti ci servivano per entrare play-out più tranquille. Costretti a tribolare fino alla fine Mestrino che sabato affronta Salerno e Teramo, fanalino di coda attesa dalla proibitiva trasferta contro un Brixen Sud Tirol dalla sua, obbligato a vincere per difendere la quarta piazza. Spicca nel programma l'incrocio pericoloso tra Padova e Casalgrande, entrambe animate dalla necessità di punti in una graduatoria che, a 3 giornate dal termine, ha ancora colpi di scena in serbo. Tra poco la regia ci proporrà la classifica, dicevi nel servizio Matteo, io mi salerno al comando, mi pare che insomma Francesco Ancona, che è subentrato a Laura Avram, stia sempre di più prendendo conoscenza del campionato, è la sua prima nell'universo femminile e anche della squadra. Indubbiamente, e questo si vede innanzitutto nel gioco di Salerno, poi Salerno ha confermato secondo me nella partita contro Pontina, possiamo anche vedere intanto la classifica, il suo
DNA, no? Perché ha iniziato la partita davvero in maniera fulminante nei confronti delle avversarie e quindi ha confermato che nelle partite che contano è una squadra che sa essere sempre presente. Credo che a Salerno e ad Ancona sia servita anche la Coppa Italia, quindi quella cocente eliminazione in corso di Coppa Italia per cambiare in qualche modo definitivamente registro poi rispetto al cambio di allenatore. Questa che vediamo è la graduatoria, come dicevamo. Poi i verdetti, insomma, tutti da scrivere, perché lotta per il secondo, terzo, quarto posto, ma anche in prospettiva playoff, considerando ormai le quattro direi soprattutto blindate, insomma, si fa fatica a individuare, insomma, una favorita. È indubbiamente l'argomento chiave questo, direi, a questo punto, perché se vogliamo dare quasi per scontato, quasi per certo il primato di Salerno, poi gli incroci là dietro effettivamente sono ancora in bilico e sono estremamente rilevanti poi nella corsa verso lo scudetto. Allo stesso modo, occhio alla seconda metà di classifica, dove una tra Casalgrande Padana e Securfox e Ferrara, a proposito, dovessero finire a pari punti, sarebbe Casalgrande quella salva, sì, direttamente, per effetto della differenza reti favorevole nello scontro diretto. E poi Mestrino o Teramo saranno condannate alla retrocessione diretta, perché Mezzocorona si è assicurata quantomeno il purgatorio dei play-out. Assolutamente sì. Dicevamo proprio in apertura di seconda parte degli impegni che attende la nazionale allenata da Beppe Tedesco: è tempo di convocazioni, ma è tempo anche di ritorni. Vediamo la grafica e non ce ne vogliano ovviamente tutte le altre azzurre, ma come dicevi è tempo di ritorni dopo quasi 5 anni, perché la sua ultima partita risale al giugno del 2018. Torna in nazionale senior Annika Niederwieser, fresca peraltro di raggiungimento della Final Four di European League con il Thüringer, con la squadra tedesca nella quale milita ormai da diversi anni. È indubbiamente la giocatrice italiana che milita a livello più alto in assoluto, non solo tra quelle convocate, non naturalmente, quindi non può che farci piacere ritrovarla in un elenco delle convocazioni, che invece per il resto va in continuità con le ultime uscite della nazionale. Rispetto al Portogallo non ci sarà la giovanissima Rossomando per indisponibilità, rientra quindi Giorgia Meneghini in posizione di ala destra, ma aveva già giocato d'altronde nelle partite contro la Bulgaria, sì. E per il resto quindi è l'Italia che conosciamo, però con la novità assolutamente rilevante legata a Niederwieser. Novità anche nelle convocazioni della Slovenia? Purtroppo no. Perché intanto il nome dell'allenatore, che insomma è un signor allenatore, si tratta di Dragan Azic, Argento, ha vinto tutto con il Montenegro e con il Budućnost, cioè. La lista delle convocate ovviamente per una squadra che non può sbagliare è la migliore lista possibile, quindi è la Slovenia che abbiamo visto classificarsi ottava agli ultimi europei, è la Slovenia che abbiamo visto soprattutto battere la Danimarca agli ultimi europei e perdere solamente di 3 gol con la fortissima Norvegia, è la Slovenia di Ana Gross, soprattutto il terzino destro che gioca nel Győr, e di Elisabeth Omoregi, giocatrice invece che arriva dal Bucarest, centrale che è davvero in grado di dare un ritmo elevatissimo al gioco di questa squadra. Ma bisognerà comunque giocarsi questo doppio confronto. Siamo convinti che a Chieti ci sarà la giusta cornice, la giusta passione, il giusto entusiasmo per sospingere le azzurre, chissà, anche verso una possibile impresa. Vedremo, naturalmente. Bene, avremo modo di occuparcene diffusamente nel corso dei prossimi appuntamenti. È tutto per questo appuntamento di Handball Mania. Un saluto, un ringraziamento a Matteo Aldamonte, a Sabrina Alessio al coordinamento. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo. Arrivederci, buona pallamano a tutti.